Buonasera, bentrovati, nuova puntata, nuova trasmissione, sempre dedicata a tante iniziative, storie di tutti i giorni. Ospite in studio graditissima è Donatella Donati, che Buonasera. ringraziamo per la sua presenza e parleremo soprattutto in questa puntata di musica, tanta musica e che musica. Allora, Donatella, parliamo di Forte Festival, un'attività che ti ha preso proprio completamente. Quando nasce questo Forte Festival, di che si tratta, di che cosa si occupa? Allora, Forte Festival è nato, come tutte le cose belle, un po' per caso, da un gruppo di amici appassionati, direi anche un po' maniaci di musica, di tutti i generi, che hanno deciso di vedersi, di metterci insieme per poter fare qualcosa per questa città, qualcosa di importante dal punto di vista culturale. E soprattutto legato alla musica, perché quello che ci univa, quello che costituiva la base della nostra amicizia quarantennale ormai, era proprio la musica, praticata, suonata, ascoltata, insomma, un po', in tutte le maniere. E quindi abbiamo deciso di provare, all'inizio un po' in sordina, a creare un evento che potesse, coagulare intorno alla musica, un po' tutta la cittadinanza, gli interessi di tutti. E quindi siamo partiti con la prima edizione di Forte Festival che si è tenuta ad aprile del 2019, ormai un anno lontano. Però in mezzo c'è stata anche la pandemia, quindi Sì, certamente sì. ha comportato difficoltà, Noi abbiamo qualche stop. cominciato, sì, con la Cittadella della Musica, questi 3 giorni, con conferenze, proiezioni, mostre, e tanta musica dal vivo, naturalmente. È stata una bellissima esperienza, devo dire che ha avuto anche un bel riscontro. Poi, come dicevi, c'è stato lo stop della pandemia, quindi sono stati 2 anni di stop, di impossibilità di effettuare degli interventi, degli eventi dal vivo, però noi non ci siamo fermati. In questo periodo abbiamo fatto tanti eventi online, delle produzioni anche nuove e particolari, dei contest che hanno avuto un buon successo di pubblico. Comunque non abbiamo perso il nostro pubblico, ma anzi, forse lo abbiamo anche un po' aumentato, fino a che finalmente l'anno scorso, nel 2022, abbiamo potuto riprendere la nostra attività dal vivo. Quindi l'anno scorso, dallo spazio più chiuso della Cittadella della Musica, siamo passati al centro storico. Quindi sono stati 3 giorni di festival che si è svolto tra le vie del centro storico, quindi un po' ci siamo appropriati della città, che era quello che in parte volevamo, insomma, con Forte Festival. Forte Festival si richiama al Forte Michelangelo, e Allora, infatti. infatti, parliamo un po' di questo Forte Festival, l'idea, intanto la grafica, come nasce questa idea così in cui veramente esplode poi la musica, fuoriesce, sembra una bocca aperta, pronta anche Sì. per cantare, urlare. Sì, diciamo che il logo del Forte Festival è proprio questa immagine grafica creata dal maestro Stefano De Fazzi, un bravissimo artista civitavecchiese e nostro compagno d'avventura, che appunto ritrae, stilizzato il Forte Michelangelo che si apre e da cui esce probabilmente un suono, così come se fosse un microfono. Un megafono aperto sulla città, e quindi questo è il logo fondamentale. Poi su quello si sviluppano le varie locandine. Noi abbiamo tutta una serie di locandine che metteremo in mostra quest'anno, bellissime, devo dire, una più bella dell'altra. Faccio un po' di Beh, propaganda. anche storia, anche questa, Sì, no? sì, sì, Riassumere attraverso le sì, sì, sì. immagini, perché no? E quindi queste locandine che ci hanno accompagnato nei vari eventi che abbiamo fatto e che metteremo in mostra. E quindi nasce anche il logo, l'immagine del Forte Festival che comincia ad essere conosciuta anche fuori dai confini della città, che era uno dei nostri Allora, tu hai scopi. parlato già di fatto di una riappropriazione del centro storico Sì. per poi diramarsi e conquistare pian piano altri luoghi, quindi affrontare anche attraverso la musica, ma la musica non soltanto quella suonata, ma proprio anche la musica espressa attraverso la conoscenza di testi, presentazioni
presentazione di riviste, insomma c'è tanta espressione dietro un lavoro che viene portato avanti da un gruppo sempre più coeso e che si va però anche in questo caso allargando. Sì, è vero, sì, infatti diciamo il sottotitolo del Forte Festival è la musica e tutto quello che gira intorno, per cui non parliamo soltanto di musica suonata o ascoltata, che naturalmente fa la parte del leone, ma anche appunto di personaggi che girano intorno alla musica, non solo artisti, non solo musicisti, ma anche giornalisti, scrittori, insomma vari personaggi che a vario titolo insomma hanno a che fare con la musica, e anche libri, presentazioni di libri, mostre, quindi anche l'arte che in qualche modo entra nell'universo musicale, quindi c'è questo scambio. Ed effettivamente poi da questo gruppo iniziale, che era costituito appunto da amici di vecchia data, la realtà di Forte Festival si è estesa anche ad altri giovani che noi abbiamo chiamato a suonare, perché poi fondamentalmente noi vorremmo dare anche la possibilità alle giovani generazioni di esprimersi, insomma in qualche modo di trovare un palco e la possibilità di esprimere quella che è la loro vocazione, la loro musica. Uno spazio certamente importante, e allora sia per i giovani musicisti ma anche coloro che ormai hanno maturato un'esperienza, una professionalità e quindi magari si mettono al servizio, no, della città, della collettività, per fare stare insieme intanto, per promuovere la musica ma all'ascolto, all'approfondimento. Ma c'è stata un'idea iniziale, tu parlavi noi, ecco, ma questo noi chi racchiude? All'inizio chi è stato tra i promotori, ecco, quanti vi siete raccolti insieme e avete cominciato a lavorare per poi allargare, naturalmente siete tanti soci. Allora, con me c'è stato mio marito, che è anche una vecchia conoscenza di TRC, scusate. Collaboratore. Sì, ex collaboratore tecnico, proprio di tanti anni fa. Citiamolo, Alberico, Tranquilli. E poi Domenico Di Giorgio, che è il nostro presidente, che insomma è l'anima di tutto questo, cioè il motore proprio di tutto questo che stiamo riuscendo a realizzare. Quindi Domenico Di Giorgio. E Pierluigi Romagnoli, Antonello Munafò, Roberto Paravani e poi altri, scusate se adesso dimentico. Allora, le citazioni chiaramente accade sempre di scordare qualcuno. Data. E poi oggi abbiamo le nuove leve, in particolare Francesco Di Iorio, la nostra Veronica Marchese, Alberto Burattini, insomma Alessandro Orfini, cioè ragazzi che si stanno impegnando moltissimo e a dare anche una nuova sferzata di energia a questa nostra iniziativa. Allora, dicevi Domenico Di Giorgio, ecco, lo salutiamo naturalmente da parte di tutti, perché non poteva essere con noi questa sera perché aveva altri impegni, certamente, quindi è importante la sua partecipazione, la sua presenza. Io volevo sottolineare anche a proposito di quello che dici tu, che uno degli scopi fondamentali per cui è nato Forte Festival e che oggi vediamo, insomma, che stiamo raggiungendo anche dopo pochi anni, è stato quello di mettere in collegamento tutte le forze che vogliono fare cultura in questa città, quindi di radunare tutti quelli che fanno non solo musica ma che fanno proprio cultura, per impedire che avvenisse una specie di frammentazione in cui poi ognuno tirava l'acqua al proprio mulino e gli eventi non avevano il necessario vigore, come dire. E noi ci siamo riusciti, perché adesso non posso citarli tutti, quindi non ne cito nessuno, però veramente se prendete la locandina del Forte Festival potete vedere che quest'anno all'organizzazione del Forte Festival hanno contribuito, ognuno per quello che riguarda la propria area, tutte, credo, le associazioni, le attività, i commercianti, le organizzazioni, gli enti della città. È uno sforzo comune ed è molto bello questo. Uno sforzo collettivo per allargare, veramente dare un respiro diverso. Ecco. E devo dire, se posso aggiungere, colgo l'occasione per ringraziare quelle istituzioni che quest'anno sono presenti, ci hanno sostenuto e supportato e patrocinato. In particolare il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio e poi noi quest'anno abbiamo anche il patrocinio della Commissione Europea, quindi insomma
pian piano stiamo avendo il riconoscimento che il lavoro di tanti credo meriti, ma soprattutto a cui era rivolto. Allora saluto Veronica Marchese e poi Francesco Di Iorio. Quasi. Parliamo in concreto di quello che accadrà, già siamo partiti qualche giorno fa, ma anche di quello che accadrà domani e nei prossimi giorni a venire. Qual è un po' la programmazione di Forte Festival in quest'arco di tempo? Una primavera, magari arriverà fino all'estate con la musica, cantando, suonando? Allora, iniziamo col dire che Forte Festival è il nome dell'associazione, come già abbiamo detto prima anche con Donatella, ma organizziamo veramente un festival, nel senso ci saranno 3 giorni a maggio, il 19, il 20 e il 21 maggio, quindi un weekend, interamente dedicato al Forte Festival e alle altre associazioni culturali cilecchesi che hanno partecipato, e sono quasi tutte quelle presenti sul territorio, quindi sarebbe anche complicato, diciamo, citarle. Anche DRC è partner del festival. Ci siamo anche noi, sì. Riprenderemo e manderemo in onda. Esatto, ognuno appunto collabora con la propria specialità, la propria professionalità e il proprio talento e quello che può portare anche a livello di impegno fisico in quei giorni. Questo festival si svolgerà in tutto il centro storico di Civitavecchia, saranno organizzati eventi in tutte le piazze principali, ci saranno 3 eventi grandi alla Cittadella della Musica nel giardino, dove abbiamo a disposizione appunto questo spazio esterno molto bello in cui verrà allestito un palco e quelle in quello spazio saranno presenti concerti dalle 20:30 in poi fino alle 23. In tutti gli altri spazi, come Piazza Saffi, come Piazza Leandra, come Via Montegrappa, la Chiesa della Morte, ci saranno Piazza Calamatta, vari eventi, sempre musicali, concerti acustici, concerti corali, concerti bandistici, presentazioni di libri a tema musicale, moltissimi ospiti locali e non. Spesso con Forte Festival abbiamo usato la formula in cui una formula vincente, ovvero un artista, un professionista anche del settore editoriale, sempre legato alla musica, venendo da fuori trascinava l'evento e gli artisti locali facevano da supporto. Questo è stato sempre l'elemento un po' caratterizzante che ha fatto sì che ci fosse un contatto, una conoscenza tra la realtà locale, le varie realtà locali e le realtà nazionali professionali, in modo da alzare sicuramente il livello, alzare sempre il tiro e cercare di fare eventi migliori. Basta pensare che l'altro anno il nostro festival era sempre in un weekend di maggio, si è svolto principalmente in via Montegrappa, anche nella Chiesa della Morte e anche nella sede di Piazza Saffi, ma erano eventi molto più piccoli e soprattutto circoscritti. Quest'anno si cerca di fare un bel salto e grazie anche all'appoggio delle istituzioni che hanno accolto le nostre proposte e le proposte di tutte le altre associazioni, siamo riusciti a espandere tutto il centro storico. Questa è una cosa molto importante perché sicuramente chi uscirà si imbatterà in una vera e propria festa, cioè quello che vogliamo cercare di trasmettere è la voglia di fare, sì, chiamiamolo un evento culturale, ma spesso viene associato la parola culturale sempre a qualcosa di noioso, nozionistico. No, deve essere una 3 giorni veramente divertente e questo elemento sarà presente. Ci saranno anche delle bande itineranti, appunto per tutto il centro storico, la banda Puccini, la banda Ponchielli, un'altra banda, un gruppo Dixieland, quindi una banda Dixieland che girerà per tutto il centro storico e poi, come dicevamo prima, in ogni luogo vari eventi con tutte le scalettature orarie. Sarà disponibile sul sito di Forte Festival tutto il programma digitale, ci saranno dei volantini che verranno consegnati sempre nei giorni del festival e anche dei volantini che verranno consegnati prima a livello pubblicitario, scopo pubblicitario, e su tutte le pagine social, su Instagram e su Facebook sono presenti tutte le informazioni per far sì che gli eventi non si sovrapporranno mai. Quindi anche chi è interessato a un evento che avverrà alle 19 avrà la possibilità, se è interessato a un altro evento, di partecipare anche a un altro evento. Abbiamo fatto tutto in modo che sia più possibile disponibile per tutti quanti. C'è qualcosa che, insomma, rappresentate già domani, eccetera, nei prossimi giorni?
si arriverà il 19 maggio con una serie di eventi che lanceranno il festival. Ci sono una serie di concerti organizzati al Villaggio del Suono, oppure piuttosto che in alcuni locali del centro storico. Tutte le date sono disponibili appunto su Instagram, su Facebook, sulle nostre pagine social, che sono i canali più diretti e più comodi anche per il pubblico a cui siamo rivolti. E si arriverà appunto al 19 maggio con questi eventi. Il 18 ci sarà la proiezione di un film alla Sala Buonarroti, Mixed by Harry, anche questo è un film a tema musicale, dove verrà presentato e lanciato il festival che partirà il giorno dopo. Perché mi piace citarlo? Perché anche il Cinecircolo come associazione culturale ha partecipato mettendo a disposizione questo spazio. Ha detto: noi cosa c'entriamo con la musica? Ecco cosa c'entrano. Portano a Civitavecchia la proiezione di un film a tema musicale uscito nelle sale poco tempo fa nel loro cinema. E arriviamo invece a Veronica. Allora, Veronica Marchese, allora, svolge un'attività che si colloca all'interno del festival. Perché? Perché tu ami la musica, ovviamente, come tutti noi del Forte Festival. E in realtà io sono entrata nel Forte Festival, in questa comunità, diciamo, proprio come artista. E come artista ancora oggi ne faccio parte, tant'è vero che il 21 canterò anche io e presenterò con l'occasione anche il mio nuovo singolo appena uscito. Canterai nella sede di Piazza Saffi. Esattamente, sì, starò nella sede di Piazza Saffi. Nella nostra sede, il Forte Festival, proprio nella piazza, in Piazza Saffi. Questo è il 21 alle 21? No, è nel tardo pomeriggio. Alle ore 19 inizieranno gli eventi in quella sede e saranno eventi acustici sulla scia del Tiny Desk, che è un format, sì, dove, diciamo, dove ci ritroviamo e dove, a cui ci ispiriamo anche. Si può trovare su YouTube ogni riferimento. Verranno ripresi e verranno anche proiettati in diretta web questi eventi. Esatto. Ti senti solo? Che peccato. È da ieri che ti sei emancipato e passi il tempo a credere al parere di qualcuno che ha sempre sbagliato. Saltiamo i convenevoli e lasciamoci la libertà di dire che talvolta menti. E non lo so, mi sento un po' in difetto per non aver detto no. Volevo fosse facile con te, però lo so, le cose nascono con gran fatica, che ne so. Allora, ci tengo intanto a specificare che il 21 presenterò il mio singolo, insomma, e canterò nella sede del Forte Festival, accompagnata da Luca Carrubba, che è un altro artista di Civitavecchia, proprio perché il Forte Festival prevede la collaborazione fra gli artisti. Anche nei contest non c'è una competizione, ma c'è proprio una condivisione, per cui ci teniamo anche a promuovere tanto tutta l'arte e tutta la cultura che appartiene a Civitavecchia, e Civitavecchia è piena di artisti. Forse non tutti lo sanno, forse non tanti lo sanno, ma è veramente piena di artisti. E quindi, insomma, facevo parte di una band con cui abbiamo partecipato a un concorso che era, insomma, è stato creato da Forte Festival. Abbiamo vinto questo contest, tra l'altro un contest in cui il vincitore veniva eletto dagli artisti stessi che partecipavano. Quindi questo per far capire quanto c'è l'idea di condividere. E con questo contest siamo riusciti a produrre un nostro singolo, e da lì, insomma, ho conosciuto bene, più da vicino, questa realtà del Forte Festival, una realtà in cui poi mi è venuta voglia di entrare, per cui ho chiesto: ma è possibile farlo, è possibile entrare a far parte, insomma, di questa comunità? E era possibile, come è possibile ancora oggi per chiunque abbia voglia di farlo. E poi da lì
la crescita è stata tanta, perché ci sono sempre molte occasioni stimolanti in cui poter conoscere altri artisti, in cui potersi confrontare anche solo fra di noi all'interno del contesto artistico e conoscere sempre più quella che è la musica, ma non solo, proprio quella che è l'arte, tant'è vero che in questi 3 giorni di festival ci saranno anche delle mostre, no? Ci saranno anche delle proprio mostre. Nella sede dove suonerai ci saranno esposti dei quadri dipinti, esatto, in modo tale da permettere anche a chi viene per ascoltare un concerto di poter godere anche di arti visive. Ecco, esatto. Allora Veronica, il tuo bagaglio culturale, naturalmente esperienza, studio, confronti, qual è il tipo di musica che ti appartiene maggiormente? Con la band con cui stavo facevamo prettamente un rock, che magari è anche abbastanza pop. Oggi che ho scelto di intraprendere questo percorso da solista come Ninaif, in realtà ho preso una strada più soul, più intima, e sono felice di sperimentarla e condividerla. L'espresso non ti piace, preferisci il cappuccino e giuro non ti porterò mai più un cioccolatino, molto meglio stare qui. 2 calici di vino va a finire che parliamo della vita e del destino e degli errori che sono sempre tanti. T'assicuro è molto peggio una vita senza sbagli. E buttiamo i vestiti sopra una sedia e restiamo a scherzare anche tutta la sera. Tanto che importa se qualcuno ci sente, alle brutte ci sgrida ed è solo un istante. Guardiamoci forte anche tutta la notte, tanto a dormire non mi riuscirebbe. Tutto si ferma e mi sento un cretino quando sali sul treno che va più vicino. Oh, oh, oh. Tu hai un'esperienza alle spalle, perché naturalmente non è soltanto Forte Festival, tu un po' ti esibisci, ti presti, ti dai completamente a tante iniziative, anche alle presentazioni di libri, citiamolo, anche di artisti come Tony Caruana, e l'ha collaborato anche con tante realtà, locale, per citare un artista che insomma si è andato affermando anche nel mondo della scrittura, a livello nazionale, certo, a livello musicale, quindi ti muovi anche su terreni fertili che comunque intendi approfondire, quindi Forte Festival, ma anche il bisogno comunque di esternare la tua voglia di fare musica, no? E di, quindi di prestarti, di darti, perché credo che anche l'arte sia anche questo, no? Offrirsi la capacità di dare se stessi, cercando sì di arricchirsi ma anche di arricchire gli altri, no? Il messaggio deve arrivare. No, sicuramente è l'idea di cercare di costruire qualcosa, di costruire una bella alternativa non al nulla inteso così negativamente, ma come proprio organizzazione di un evento che manca, effettivamente. In città, se uno ci pensa, non c'è un evento musicale di 3 giorni dove si affrontano vari generi, perché ecco, un'altra caratteristica che prima non abbiamo citato è che in questi 3 giorni verranno toccati quasi tutti i generi musicali. Alla Cittadella della Musica, per esempio, ci sarà una serata rock, una serata più pop cantautorale e una serata jazz. Esatto, ma anche la musica classica verrà, ci saranno dei concerti di musica classica nei luoghi anche più consoni, come per esempio la Chiesa della Morte, che si presta per spazio, per acustica e per il tipo di concerto. Cioè, ecco, vedi, adesso hai citato, non ricordando che già ne avevamo parlato, della musica classica, sarà presente la musica classica, saranno presenti i cori. Ci sono varie espressioni. Cori che anche eseguiranno brani tipici della tradizione, certo, appunto coristica, ma anche cori che riarrangeranno serie televisive, cioè le sigle delle serie televisive o sigle dei cartoni animati. Questo avverrà in via Montegrappa. Cioè, devo dire che l'offerta... Anche musiche da film, insomma c'è, esatto, tutto un panorama musicale eccezionale. Beh, io credo insomma che abbiamo fatto un po' il quadro di tutto quello che accadrà nei prossimi giorni, però c'è anche qualcosa da ridire che non abbiamo ancora detto. Allora, Donatella Donati diceva che c'è la possibilità, attraverso la presentazione di un progetto, di un certo recupero sul piano finanziario, perché serve anche quello. E allora voi volete lanciare anche delle proposte, allora, perché
Insomma, bisogna anche sovvenzionarsi, no? La capacità di trovare fondi. Ha detto anche Donatella prima, che comunque lei non l'ha detto, ma lo voglio dire io, lei è vicepresidente della nostra associazione. Questo è un dato importante. È un dato importante. Di Giorgio, quindi Donatella esatto, e sono stati veramente, lo so, quello duro loro che hanno creato l'associazione, anche io stesso adesso sono molto impegnato con Forte Festival, ma sono arrivato dopo. E, da soli e soprattutto senza aiuti economici non si va da nessuna parte. Quest'anno il festival è possibile realizzarlo perché abbiamo avuto l'aiuto della regione, del comune, l'aiuto del patrocinio della Commissione europea, dell'Unione europea, scusate, però c'è anche la possibilità di partecipare anche in minima parte direttamente, ognuno di noi come si può fare? Sponsor, esatto, si può fare attraverso un crowdfunding che noi abbiamo lanciato. Detto molto banalmente, potete fare una donazione, quindi partecipare alle nostre direttamente all'associazione e come sulla nostra pagina Instagram e sul sito di Forte Festival, che è www.fortefestival.it, c'è appunto la sezione crowdfunding e c'è tutto un format da compilare dove è facilissimo fare una donazione, e veramente la donazione può essere anche un euro, 3 euro, 1000 euro, cioè è simbolica, nel senso vuol dire sposare la nostra causa e semplicemente come se fosse una pacca sulla spalla, in modo da dire mi piace come fate le cose. Però siccome nessuno ve lo chiede sulla fiducia, il 19, il 20 e il 21 venite, partecipate agli eventi, rimanete soddisfatti e poi aiutateci anche per i prossimi eventi. Noi ci saremo e non facciamo altro che ringraziare i nostri ospiti, Donatella Donati prima che ci ha salutato, poi abbiamo Veronica Marchese, che però ridiciamo qual è il tuo nomignolo che ti lanci un po' nel mondo del canto. Allora, il mio nome d'arte è Ninaif e ci tengo anche a ringraziare Paolo De Stefani che si è occupato della produzione artistica del mio singolo uscito da pochissimo. E Paolo è sempre molto impegnato e quindi lo ringraziamo perché davvero sono anni che dietro le quinte svolge un'attività veramente interessante, di grande sostegno per questi eventi musicali. Grazie anche a Francesco Di Iorio, allora vi ritroveremo tutti, ci ritroveremo presto, e allora l'invito alla collettività, alla città, partecipate, aiutiamo a crescere queste iniziative, farle diventare veramente uniche, eccezionali, per ritrovarle sempre di più. Grazie.